Gianni Colacioni, 25 febbraio 2012, stiamo alla presentazione del libro di Chiara Lalli, C'è chi dice no, sull'applicazione della legge 194 in Italia, e siamo in compagnia dell'autrice, appunto Chiara Lalli. Le volevamo chiedere intanto come era sembrata questa presentazione, anche il parterre, insomma, qualche sua valutazione su questo. È stato molto interessante anche perché eravamo formazioni diverse e quindi voci da parte di chi ogni giorno, insomma, come medico, come ginecologo è, insomma, negli ospedali applica e garantisce l'applicazione della 194, poi riflessioni di ordine giuridico, giornalistico, quindi insomma credo che l'aspetto più interessante sia stata la sinfonia di voci diverse, perché poi per affrontare un argomento come questo e come spesso gli argomenti che riguardano i diritti civili o che comunque sì, sono di per sé, insomma, diritti civili, è molto interessante avvicinare da diverse prospettive. Chiara, quando ovviamente nella stesura di questo libro hai fatto precedentemente un'opera di documentazione, di studio proprio in loco, girando un pochino, dove ti è sembrata praticamente che l'Italia in qualche modo rimanesse nell'applicazione di questa legge, tanto per limitarci solo a questa, più arretrata? Dipende, non è semplice rispondere a questa domanda, perché ci sono senz'altro i dati nazionali, quelli della relazione dell'applicazione della 194, che danno un quadro regionale, e sappiamo che ci sono, a fronte di una media nazionale di operatori che raggiunge e supera il 70% di obiettori, ci sono poi delle punte in alcune regioni che vanno oltre il 90, il 92%. Poi bisognerebbe andare a controllare ancora più da vicino le singole realtà, quindi andare in ogni regione, in ogni città e guardare ogni struttura, perché ci sono delle realtà, per esempio, in cui parlo di realtà ospedaliere, quindi aziende ospedaliere in cui c'è un unico medico che garantisce la 194. Chiaramente è abbastanza semplice, insomma, inferire che un servizio i cui operatori sono per il 90, 95, 98% si autoesentano, insomma, dal garantirlo, beh, insomma, i risultati sono facilmente immaginabili in termini di attese, in termini di peso per quell'unico, gli unici due, magari su 20, 25, 30 che costituisce un'equipe di ginecologi, insomma, diventa estremamente complicato anche dal punto di vista logistico. Chiara, uno degli, diciamo, dei relatori che sono intervenuti, Mario Pugliatti, se non sbaglio, ha parlato della possibilità, appunto, per fare in qualche modo, per soddisfare queste esigenze di coscienza di questi medici, la possibilità di proporre dei concorsi separati per medici obiettori, appunto rispetto ai medici non obiettori, parliamo di medici ginecologi. Ecco, tu cosa pensi di questa ipotesi? Credo che sia necessario discuterne, non so dare una risposta semplice e definitiva. Da un lato credo che potrebbe essere considerabile come un requisito quando uno fa un concorso, per esempio cerca un traduttore, il requisito è conoscere la lingua che ci serve, insomma, per la traduzione, naturalmente. Bisognerebbe però, appunto, riflettere, e qui torniamo alla questione accennata prima, riflettere dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della giustizia, quindi su un piano morale, su un piano di coabitazione di vari diritti. Diciamo che potrebbe essere un punto da cui partire per cominciare a riflettere su come arginare gli effetti più disastrosi di queste altissime percentuali attuali. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, approfitto della tua pazienza e della tua cortesia e volevo soltanto suggerire questo: non pensi che, qualora appunto questa cosa venisse resa possibile, poi in realtà le obiezioni di coscienza potrebbero essere infinite? Voglio dire, un autista di autobus potrebbe definirsi obiettore e non guidare più gli autobus perché inquinano, aspetta solo l'autobus elettrico. Insomma, sono delle persone che ergono un pubblico servizio, anche i medici ospedalieri, o no? Certo che sì, infatti il discorso dovrebbe anche spostarsi sul piano dei doveri professionali
E gli esempi che facevi tu sono interessanti perché denunciano proprio questa questione. Oggi le leggi che esistono, cioè legalmente l'obiezione di coscienza è prevista dalla 194 che regola l'interruzione di gravidanza, dalla legge 40 che norma le tecniche di riproduzione artificiale e per quanto riguarda la sperimentazione animale. Allora la prima domanda che dovremmo farci, appunto spostandoci sui doveri professionali, riguarda proprio come mai un avvocato d'ufficio, per esempio, non può fare obiezione di coscienza di fronte, per esempio, alla necessità o al dovere professionale di difendere un assassino, uno stupratore o qualcuno che, secondo la sua personale coscienza, e appunto ci dà l'occasione per sottolineare un primo aspetto fondamentale, che l'obiezione di coscienza, per come è oggi, non è immediatamente identificabile con la libertà, la nostra libertà di coscienza, che è più su un piano privato e personale. Quando decidiamo liberamente di fare una certa professione, ci sono, oltre agli aspetti positivi e ai nostri diritti come professionisti, dovremmo anche porci, e forse in modo approfondito e allargato, la domanda rispetto ai doveri professionali. Quindi, per esempio, tornando alla 194, la domanda che potremmo farci oggi è se, in che misura, garantire l'interruzione di gravidanza è un dovere professionale. Approfitto per concludo, insomma, ricordando che è opportuno andarsi a leggere il testo della legge, l'articolo 9 in particolare, che è quello che norma l'obiezione di coscienza, perché già delle indicazioni precise ci sono in quella legge, una legge che ormai risale al 1978, quindi a 34 anni, ma lì insomma non si parla di obiezione di struttura e si dice chiaramente che l'assistenza comunque alle donne deve essere comunque garantita e che ogni struttura dovrebbe garantire questo servizio. Quindi credo che una corretta applicazione della legge già risolverebbe la maggior parte di conseguenze oggi molto molto complicate. Ringraziamo Chiara Lalli, se ci agevola la copertina inquadriamo il libro e ricordiamo Chiara Lalli, C'è chi dice no, dalla leva all'aborto, come cambia l'obiezione di coscienza, editore Saggiatore. Grazie ancora a Chiara Lalli. Grazie.